al 95esimo. Tutto pronto per l'inizio della match tra i capolisti Wolves alla ricerca della settima meraviglia. Contro di loro ci sono i rabbiti di Luca Giuliano. Giuliano vola Sarti. Musto scambia con Bruno, ancora il palo di ritorno per Musto, ancora Bruno dentro, il tocco sotto che termina largo. In corsa breve per Bruno che va di potenza, prima conclusione sul muro, poi viene fermato, occhio alla ripartenza di Giuliano, va in verticale da Policane, pallone perfetto, Policane incrocia, largo non di molto. Devo dirlo. Conclusione, palo, palo, non è possibile, non è possibile, il palo clamoroso. Bruno, 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 sempre Bruno, è lui il miglior marcatore dei Wolves, è lui che sblocca la gara, 1-0. Bravo! La conclusione di Giuliano arriva subito, il pareggio dei rabbiti con Giuliano, oggi scatenato dopo la doppietta con Jaron Suerte, segna subito la rete dell'1-1 per i rabbiti, è lui l'uomo in più di questa squadra, l'anima. Giuliano, attenzione, Giuliano può calciare, destro-sinistro non fa differenza per lui, palla larga. Lauria va da sola centrale, trova Aviani, Aviani il taglio di Giuliano, servito, pallone geniale, calcia largo Aviani, Giuliano, Lauria, occhio Giuliano, a spazio, servito, pallone lungo, la tiene Giuliano, calcia Giuliano, sempre lui, 2-1 per i rabbiti, la rimonta, altra doppietta per Giuliano. Giuliano palla dentro per Aviani, Aviani, Aviani calcia, arriva anche la rete di Aviani, il gol del 3-1. Giuliano, Giuliano apre, Aviani, l'1-2, che azione travolgente, volano i rabbiti, sì, la tripletta Giuliano, si chiude qui il primo tempo, punteggio di 4-1, incredibile quello che sta succedendo oggi. È iniziato il secondo tempo del match che vede affrontarsi i ragazzi dei Wolves e i rabbiti con il clamoroso vantaggio per 4-1 dei rabbiti, risultato impronosticabile alla vigilia. Giuliano scatenato, 3 gol per i suoi che adesso ci provano subito con l'uomo di maggior talento, ovvero Bruno, che si carica sulle spalle la squadra. Giuliano si invola, Giuliano, Giuliano il tocco sotto, Sarti porta vuota, Giuliano al rimorchio, salva liberato. Graziano la mette al centro, Riolo la chiama e Musto colpisce clamorosamente il palo. Va da solo Bruno, 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 ancora Riolo, salva. Si gira Graziano, calcia il palo clamoroso colpito dai Wolves, calcia di punizione, Zuppardi sul muro, quella palla buona per Giuliano in contropiede, punta la porta, Giuliano calcia esterno della rete. Conclusione, palo e poi autogol di faccia di Riolo che riapre i giochi, 4-2. 4-2.
Musto si lancia nello spazio, poi la mette dentro, salvataggio sulla linea di Rabito che poi la lancia lì Riolo, si salvano i Rabiti. Allora dentro, buona, ok, ripartenza Viani, 2 contro 1, l'apertura per Giuliano, Giuliano ancora se la porta sul destro, calcia, sfonda la traversa, Luca Giuliano. Giuliano va da solo, Giuliano si defila, Giuliano va al centro, da Viani, il tap è vincente, doppietta per Aviani, assist di Giuliano, che tandem per i Rabiti che si portano sul 5-2. Graziano va da solo, apre per Liberato, non trova spazio, deve ricominciare ancora da Graziano, quindi scotto Graziano dentro, pallone buono per Bruno, Riolo porta vuota, Graziano non calcia, Bruno va da solo, Bruno le finte, riparte Giuliano, occhio al 3 contro 2, Giuliano dentro, Lauria, cosa ha preso Sarti, poi Lauria è rovesciata sul fondo, si fischia Viani, calcia al volo, Graziano va da solo, Graziano, Graziano dentro, Zuppardi la lascia lì, Riolo la blocca, arriva dopo 6 vittorie consecutive, la sconfitta per i Wolves, la portano a casa a sorpresa i Rabiti vincendo per 5-2 grazie a uno strepitoso Luca Giuliano. Eccoci con Aviani, uno dei protagonisti dell'impresa dei Rabiti che hanno fermato i Wolves imbattuti fin qui. Avete vinto questa partita anche in bello stile per 5-2. L'intesa tra te e Luca Giuliano funziona alla grande, vi siete forniti assist a vicenda. Soddisfatti di aver dato una mano ai Rabiti oggi? Sì, sì, Luchetto da molto mi ha chiesto di giocare con lui, quindi ci ha fatto piacere venire. Poi abbiamo giocato con una compagine molto forte, ci siamo cavati bene, diciamo. Senti, una bella partita dei tuoi, sembra che giochi con loro da tempo, ti tornerai a vestire questi colori? Sì, ci sarà occasione, certamente. Luca lo spera perché la squadra con te cambia molto. Allora, complimenti e al prossimo match.